Cosa succede, signora? Cosa succede? Stanno chiudendo il forlanini. Stanno chiudendo il forlanini. Ma non c'è proprio te. Ma perché non fare entrare i cittadini, cioè, che vogliono denunciare una speculazione edilizia, l'ennesima? Iniziate a tirare fuori i coglioni, iniziate a tirare fuori i coglioni. Oggi dopo 80 anni chiude l'ospedale Forlanini, che è un'eccellenza di Roma, e purtroppo l'assassino è proprio Nicola Zingaretti, perché dal 2006 ad oggi è passato Marrazzo, è passato al Polverini, nessuno ha voluto rilanciare questa struttura, anche se c'era un progetto, quello di Martelli a costo zero, ma che tutti hanno tenuto nel cassetto. Siamo qui per chiedere alla Presidente Maltese, alla Presidente del nostro municipio, di spostare la sede pubblica, che in questo momento è in una sede privata della Chiesa, 650.000 euro all'anno, che oltretutto non paga le tasse, perciò nelle casse del Comune non entra nemmeno un euro. Noi siamo qui per chiedere appunto alla Presidente, al PD, di spostare la sede del municipio in un plesso del Forlanini, perché il Forlanini non può rimanere terra di nessuno, non può diventare la nuova Scampia. Questo territorio è privo di luoghi di aggregazione giovanile, non ci sono luoghi di aggregazione per gli anziani, non ci sono luoghi culturali in questo quartiere. Nel plesso del Forlanini ci sono due teatri, un cinema, nel nostro quartiere non c'è nemmeno un cinema. Noi chiediamo al municipio di dare dignità, di dare decoro a questo posto, perché non può essere in mano a chi che sia. Ci sono persone bisognose, ci sono persone che hanno aiuto, e questi plessi abbandonati, portati al degrado per poi essere venduti, per essere trasformati in ville costose, non se le compra nessuno queste case. Ci vediamo qui le terrazze dei colli, delle strutture in cemento che sono lì, appartamenti invenduti, perché la gente non ha più un euro, la gente ha bisogno di luoghi dove stare. Qui di assassino ce n'è uno solo, che si chiama Nicola Zingaretti. Zingaretti poteva salvare questo ospedale, così come Marrazzo, così la Polverino, non hanno fatto nulla per reinvestire su questa struttura. Il progetto di Martelli ce l'avevano tutti nella regione Lazio da più di 10 anni, non hanno fatto nulla. Qual è l'obiettivo? È lasciarlo degradare e poi vendere per farci degli appartamenti di lusso. Questo è quello che interessa a Zingaretti, vendere una struttura pubblica per favorire i privati che qua intorno ci guadagnano e farci tanti appartamenti di lusso. Quindi state attenti a quelli che vi dicono siamo contro i Forlanini, quando fino a ieri erano a favore di un abbandono comunque più o meno chiaro, insomma. Noi rimarremo qui costantemente e ci incateneremo contro la chiusura del Forlanini, e vi ricordo inoltre che c'è anche un gattile all'interno del plesso, un gattile che ha 320 gatti e nessuno gliene può fregare di meno. Il Movimento 5 Stelle sarà dopodomani in aula in Consiglio regionale di fronte a Zingaretti, ci sarà un'interrogazione urgente orale e chiederemo in faccia, se lui verrà a questo confronto, perché ha chiuso questa struttura e perché ha il coraggio di dire che qua ci sono solo 50 posti, che costava troppo, quindi doveva essere chiuso. Zingaretti ci deve mettere la faccia di fronte a noi e dire perché ha chiuso questa struttura e perché non l'ha rilanciata. Se voleva farlo bastava prendere il progetto di Martelli a costo zero e rifare qualsiasi cosa dentro questa struttura, non l'hanno fatto. Un ospedale che Zingaretti ha definito non necessario verrà chiuso, e nonostante oggi abbia fatto una conferenza stampa dove indica che cosa ci vuole fare, quindi dirà start-up, caserma dei carabinieri, nonostante questo la conferenza stampa è stata una conferenza stampa vuota, dove non c'è stato nessun progetto definitivo per questa struttura. Che cosa ci faranno? Non lo sappiamo. La nostra preoccupazione è che qui verrà o una serie di costruzioni per uso abitativo, oppure verrà dato in concessione magari a qualche azienda privata per fare sanità privata, perché nel Lazio purtroppo abbiamo l'impressione che si sta prendendo questo binario, un binario di una sanità privata è sempre meno pubblica. Queste sono le nostre preoccupazioni. Oggi siamo stati qua proprio per, insieme ai cittadini, per manifestare contro questa disorganizzazione della sanità laziale. Quindi oggi Zingaretti ha la colpa di chiudere questa struttura, ma fino ad oggi destra e sinistra hanno guardato senza fare nulla, bastava davvero poco a salvare questo ospedale, l'hanno fatto perché con la scusa di tagliare dei costi, in realtà stanno chiudendo un'eccellenza di tutto il Lazio addirittura. Arrivederci e tutti a casa! Bravo!